Raga, adesso non so voi, ma non lo sentite l'odore del mazzo da meta? Ah, c'ho proprio i feels di quando è uscito lo Structure Dex alla maglia. Forse con un leggero retrogusto di Despia potrebbe essere ancora più buono. Mi sa di sì. Ragazzi, sta per dire le sue prime parole. Servono anche qua dentro i Brick Token. Mamma mia. Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Allora, prima di passare ovviamente al topic del video, un paio di informazioni. Hey, tu che hai ancora Amazon Prime e non hai dato il Prime a qualche streamer più grande, vieni sul mio canale e se ti abboni gratuitamente o con i soldi veri, come volete, potrete vincere questo bellissimo tappetino che vi verrà spedito comodamente a casa insieme ad un set di pentole in acciaio inox inossidabile. Quelle potrebbero non arrivare, però il playmat, se vi subate e vincete il giveaway, potrà essere vostro. Lo potrete vedere e toccare con mano. Quindi, ovviamente, trovate il link qua sotto in descrizione. Trovate anche Instagram, però vabbè. Meglio che mi seguite su Twitch. Inoltre, se volete comprare lo Structure, però questa volta a prova di morso, Magic Corner, il mio sponsor, vi permetterà di barattare soldi veri in cambio di questi Structure Deck. Anche di quello trovate il link in descrizione. Ah, ovviamente, prima che me ne dimentico, avete anche a disposizione il mio codice sconto 2022 cappello per poter ottenere il 10% di sconto su carte singole o prodotto sigillato che non sono soggette ad altra offerta. Detto questo, procederei con l'unboxing per capire anche se conviene o meno comprarlo. Spoiler, è pieno di entrap, si ibrida con tutto e sarà il prossimo T1. Compratelo. Bene, abbiamo già aperto il prodotto con un morso. Adesso andiamo a vedere il playmat che, diciamo, è abbastanza cazzuto. Ho visto che esiste anche in versione stoffa, quindi diciamo che se riuscite a reperire quello sarebbe tanta roba. Ragazzi, quanto è tamarro con le due fusioni. Tanta roba, eh. Sul retro, oltre alle combo che, vabbè, sono le solite che possiamo trovare in ogni playmat, abbiamo una cosa molto interessante, ma molto. Arte e storia. La lore. Una parte della lore degli Albans. Ragazzi, voi adesso non potete vederlo, ma c'ho il cazzo duro che pende su una coscia dopo aver visto sta roba. Ve la butto lì. Se questo video raggiunge i 50 like, entro un mese vi porto il video lore degli Albans. E non sto scherzando. Voi qua l'incipit ce l'avete, ma non è tutta la storia. Vediamo. Detto questo, andiamo ad aprire il resto, anche se non credo sarà mai interessante come la lore dietro Playmat, ma vabbè. Allora, andiamo ad aprire sta bellezza. All'interno di questo prodotto non abbiamo solo i nuovi supporti Albats, ma abbiamo anche varie ristampe molto interessanti. Tra le carte che possiamo trovare all'interno di questo prodotto abbiamo Tribrigata Mercuries, Springans Kit, che io pensavo fosse il kit dei Tribri, e va bene, la Dorata Spadanima, Specchio Giada, il drago lama ghiaccio, la nuova fusione. Poi Lubellion, il drago ardente, che è ovviamente l'altra fusione che possiamo vedere nel playmat. Fusione marchiata, spada marchiata, punizione marchiata e credo basta con le carte nuove. Poi come reprint abbiamo il caduto di Albats, che era stato reprintato pure in MP2 e uscirà Ultimate, quindi vabbè, questo ce ne frega ben poco. Poi abbiamo Albion, Fleudelis, Drago Metallico Occhi Rossi, Re del Tuono e il Kaiju Campo di Fulmine. Questa è ottima perché credo sia uno dei pochi Kaiju che ha o poche stampe o una sola. Poi Levianir, Radian, altro Kaiju ottimo reprintato. Poi Artefatto Falce, che carta, vabbè, fortissima, con Dagda, con Forcer. E non lo so, ma questa cosa mi fa dire, eccola, questa è l'ultima stampa che vedrai mai di Falce perché, ops, a breve te la levamo. Poi Drago Bianco Viverna Esplosivo, Drago Nero Crollo Serpente. Poi Seifert, anche questa ottima perché quello Secret stava tanto, quello Ultra aveva un prezzo più umano se non ricordo male. Poi Custode di Tombe della Magia dei Draghi, Monaco Evocatore, reprint onesta, Ghost Ogre, questa è fantastica più che altro perché era diventata molto utile per quanto riguarda il competitivo. E quella Ultra e quella Super erano arrivati a toccare una cosa come 4 euro l'una. Abbiamo poi Dissimulatore d'effetto, altra entrap ottima. Lo so, Imperma è più forte, però comunque è sempre buono avercelo reprintato. Poi abbiamo Omnidrago Brotaur,
perduto marchiato, marchiato in bianco, legame marchiato, cancello della fusione, impianto di riciclaggio fusione, fusione sostituto, sarcofago d'oro. Poi abbiamo Giara della prodigalità, ottima perché aveva avuto tantissime ristampe, tutte costose. L'ultima, se non erro, è nella scorsa gold e veniva a costare 12 euro CAD, quindi rimane sempre troppo per le tasche di molti giocatori, quindi è ottimo che l'abbiano fatta comune. Poi abbiamo richiamato dalla tomba, ottima per negare le entrap. Non più sovrano scuro, che anche questa costicchiava tipo 7-8 euro CAD. Adesso è crollata di prezzo, ma vabbè, quella ce la becchiamo nei tin. Poi abbiamo Urla del marchiato, Giudizio del marchiato, Fusione necro, Ritorno al fronte, Punto di avvertimento, Ce ne può essere solo uno. Ottima carta, che anche questa era schizzata di prezzo, mi sembra stesse sui 2,50 euro a copia, una roba del genere. Quindi perfetto che stia qua dentro. Poi Barriera dimensionale, che vabbè, ci sta sempre anche se non nega link. Risvegliare il drago Tidakland, anche questa molto buona, anche se, vabbè, c'era da MP. Brigant, il drago glorioso. Springans, il drago ferro corsa. Albion, di questa sono molto triste perché ne ho tipo 2 o 3 copie ultra. E per concludere abbiamo i token, che sono secondo me la cosa più bella di questo structure. Peccato che l'hanno fatti comuni e non super. Abbiamo Albaz l'ammantato, poi Ecclesia l'esiliata, il token di Tribrigata, le virtuose vestali, Aluber il dogmatico, che è bellissimo, e basta. Poi la solita cosa promozionale della Konami. Che carino, hanno messo la lore persino nei token. Guardate, Aluber: una cosa separata dall'abisso, derise la luce ed ingannò l'oscurità. Poi abbiamo le virtuose vestali, a volte come una sorella gentile, a volte come una maestra severa. Il legame è sempre lì, anche se molto distanti. Poi nei Tribrigate abbiamo pronti a mirare, vabbè, non credo questa sia loro. Mentre con Ecclesia abbiamo un cuore bianco e puro da riempire con molti ricordi. Con il pensiero dei giorni futuri in mente, la ragazza dona un nome al ragazzo. E credo che l'Albaz sia il ragazzo di Ecclesia. Il suo nome si riferisce al passato, sepolto nell'oscurità o a un radioso futuro? Sì, credo che loro due siano molto legati, però lo scopriremo se lasciate 50 like a questo video. Torniamo al competitivo e andiamo a vedere adesso le carte nuove. Abbiamo Mercuris. Quando il tuo avversario attiva l'effetto di un mostro mentre controlli un mostro fusione che menziona Caduto di Albaz come materiale, effetto rapido, puoi mandare questa carta dalla tua mano o terreno scoperto al cimitero, annulla quell'effetto. Se questa carta viene bandita, puoi aggiungere dal deck alla tua mano un Caduto di Albaz o un mostro che lo menziona, eccetto Mercuris. Puoi utilizzare ogni effetto di Mercuris una volta per turno. Porca troia. Bene, credo non servano spiegazioni perché, ragazzi, è enorme sto coso, ma vabbè. Andiamo adesso con Kit. Se hai un mostro fusione che menziona Caduto di Albaz come materiale sul tuo terreno o nel tuo cimitero, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Se questa carta viene evocata normalmente o specialmente, puoi aggiungere alla mano una delle tue carte magia o trappola marchiato, che è bandita o nel deck o nel cimitero, quindi serce a qualsiasi cosa. Poi mettere una carta dalla tua mano in fondo al deck. Puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno. Diciamo che non è una diceria il fatto che questo sarà il prossimo T1. Andiamo adesso con la dorata spadagna. Quando un mostro dichiara un attacco, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano, e se lo fai, annulla quell'attacco. Poi, se controlli un mostro fusione che menziona Caduto di Albaz come materiale, puoi distruggere il mostro che ha dichiarato quell'attacco. Se un mostro viene bandito o scoperto, eccetto durante la damage step, puoi bandire questa carta dal tuo terreno o cimitero. Evoca specialmente dalla mano o cimitero un mostro luce incantatore il cui attacco è pari alla sua stessa difesa. Puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno. Boh, vabbè, questa è tra le tre quella che mi emoziona un po' di meno. Ma vabbè, dai, adesso non potevano fare tutti i supporti buoni. Detto questo, passiamo alle fusioni, che effettivamente sono quelle che mi spaventano un po' di più. Puoi controllare su uno specchio Giada. Una volta per turno, effetto rapido, puoi mandare dal tuo extra deck al cimitero un mostro fusione che menziona Caduto di Albaz come materiale. Bandisci un mostro sul tuo terreno. Se questa carta viene evocata tramite fusione sotto il controllo del suo proprietario, lascia il terreno a causa di una carta dell'avversario, puoi distruggere tutti i mostri controllati dal tuo avversario durante l'end phase di questo turno.
simpatica. Vediamo adesso mio fratello Lubellion. Se questa carta viene evocata tramite fusione, puoi scartare una carta. Evoca tramite fusione un mostro fusione di livello 8 inferiore al tuo extra deck, mischiando nel deck i materiali da fusione menzionati su di esso. Tra i mostri sul terreno, cimitero o bandite scoperte. Per il resto di questo turno questa carta non può attaccare. Inoltre non puoi evocare specialmente mostri del tuo extra deck, eccetto mostri fusione. Puoi utilizzare questo effetto, vabbè, una volta per turno. Diciamo che culo che non può attaccare, però non credo sia un enorme problema. Andiamo adesso con la carta magia fusione marchiata. Evoca tramite fusione un mostro fusione che menziona caduto di Albaz come materiale dal tuo extra deck, utilizzando due mostri della mano, deck o terreno, come materiale da fusione. Non puoi evocare specialmente mostri dell'extra deck, eccetto mostri fusione, nel turno in cui attivi questa carta, ma vabbè. Tanto sono tutte così. Bandisci un qualsiasi numero di carte magia e trappola marchiato dal tuo cimitero, evoca specialmente quel numero di segnalampa ghiaccio. Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero e scegli come bersaglio uno dei tuoi mostri banditi che è caduto di Albaz o che lo menziona. Aggiungi quel mostro nella tua mano. Vabbè, niente di troppo eclatante. E per concludere abbiamo la counter, punizione marchiata. Quando viene attivata una carta magia o trappola o l'effetto di un mostro che comprende un effetto che evoca specialmente uno o più mostri, fai ritornare nell'extra deck un mostro fusione scoperto che controlli o due mostri fusione nel tuo cimitero che menzionano caduto di Albaz come materiale. E se lo fai, annulla l'attivazione e, se fai quello, distruggi quella carta. Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero, puoi scegliere come bersaglio una carta magia o trappola marchiata nel tuo cimitero, eccetto punizione marchiata, aggiungila alla mano. Puoi utilizzare solo un effetto di punizione marchiata per turno e una volta per turno. Vabbè, ragazzi, seriamente, sto coso necessita di altre spiegazioni. Con questo mazzo, e ovviamente tutte le carte del caso, vi prenderanno a pisellate in bocca. Per forza! Detto questo, vi ricordo ovviamente di andare qua sotto in descrizione nel caso lo vogliate comprare. Quindi ragazzi, statemi easy e noi forse ci rivediamo presto, perché vi porto la decklist con i tre structure. Vediamo. Ciao ragazzi.